Vediamo dunque le ultime reazioni rimanenti, per esempio quella tra piombo nitrato e idrossido di potassio. Quindi mettiamo a reagire l'idrossido di potassio col piombo nitrato. La reazione di doppio scambio potrebbe portare alla formazione dell'idrossido di piombo e del nitrato di potassio. Andiamo a vedere i nomi delle due sostanze, idrossido di piombo e nitrato di potassio. Vediamo. L'idrossido di piombo ha una solubilità bassa di poco più di un decimo di grammo al litro e quindi questa è una sostanza che può tranquillamente precipitare. E, mentre il nitrato di potassio, l'altro sale che eventualmente si può formare, ha una solubilità di 242, quindi ricordiamo la regola, tutti i nitrati sono solubili. Tutti i sali di potassio e degli altri metalli alcalini e dell'ammonio sono solubili, quindi questo deve essere solubile e così è. Mentre per quanto riguarda l'idrossido di piombo non fa eccezione perché tutti gli idrossidi sono insolubili, tranne quelli dei metalli alcalini, quale era l'idrossido di potassio reagente. Andiamo a scrivere questa cosa in formule, il nitrato di piombo. A formula PbNO3 preso due volte, ormai lo conosciamo, e questo è stato sciolto in acqua perché è solubile. Poi abbiamo l'idrossido di potassio, anch'esso solubile, di potassio KOH, quindi si è formato un idrossido insolubile, quello di piombo, un precipitato bianco. Siccome lo ione piombo ha due cariche positive, l'idrossido una negativa, dobbiamo prenderne due di idrossido per ogni ione piombo. E questo quindi è il precipitato, cioè il composto poco solubile. E quindi scriviamo S che sta per solido, cioè per precipitato. Poi abbiamo il nitrato di potassio e qui scriviamo gli ioni che praticamente rimangono liberi e indipendenti in soluzione senza poter interagire, perché il corrispondente sale è perfettamente solubile. Quindi questi sono gli ioni idratati e ok. Vediamo che la reazione di precipitazione dell'idrossido di piombo messa così in ordine può essere ancora bilanciata. Vediamo che ci sono due gruppi di nitrato, due ioni di nitrato nel reagente. E quindi dobbiamo mettere un 2 avanti al ione nitrato, che sono ioni spettatori, cioè non hanno partecipato alla reazione. E inoltre nella composizione dell'idrossido di piombo abbiamo due ioni idrossido per ogni ione piombo, di conseguenza ci servono due ioni idrossido che prendiamo con due coppie di idrossido di potassio. Quindi significa che avremo i due ioni idrossido che sono andati a finire nell'idrossido di piombo, ma i due ioni potassio dobbiamo averli qua. Possiamo andare a vedere adesso la prossima reazione tra acido solforico e piombo nitrato. In questo caso, quali sono gli ioni che si liberano in soluzione? Sono gli ioni idrogeno, sono gli ioni solfato
sono gli ioni piombo e gli ioni nitrato. Tutti questi ioni sono messi nella stessa soluzione, nello stesso contenitore, ed ora potranno interagire, come abbiamo visto finora. Quindi potrebbe avvenire l'interazione tra gli ioni idrogeno dell'acido con gli ioni negativi nitrato di piombo. Dall'unione di questa cosa non si forma nitrato di idrogeno, ma si forma semplicemente acido nitrico. Se c'è una reazione, interazione di qualche tipo, altrimenti gli ioni rimangono in soluzione. Così come tra solfato e piombo può esserci un'interazione che darebbe luogo alla produzione del solfato di piombo. Quindi prima di andare a controllare i nomi dei prodotti, vediamo se l'acido nitrico è solubile. No, l'acido nitrico vediamo che è completamente solubile perché essendo un acido minerale si scioglie in acqua. E in più, essendo liquido, si può sciogliere in qualsiasi proporzione. Cioè noi possiamo mettere un litro di acido nitrico in una sola goccia d'acqua e viceversa. Poi abbiamo il solfato di piombo, che invece vediamo qui essere pochissimo solubile. Quindi c'è la possibilità che si formi un precipitato di solfato di piombo. Quindi andiamo a vedere qua sui nomi dei prodotti. Abbiamo fatto bene a indicare il solfato di piombo che precipiterà e l'acido nitrico che invece rimarrà in soluzione acquosa. Anche le formule dei prodotti, qui abbiamo piombo, solfato. E come si scrive la formula del piombo solfato? Il piombo è un ione con due cariche positive, si va a unire col solfato che è un ione a due cariche negative. Quindi la formula va bene così. Mettiamo che questo è un solido, quindi un precipitato. Mentre l'acido nitrico che rimane in soluzione possiamo continuare a scriverlo come ioni, appunto, ionizzati. Ci saranno gli ioni H+ acquosi e gli ioni nitrato anch'essi liberi nella soluzione acquosa. Ora anche in questo caso possiamo fare il bilanciamento perché abbiamo due ioni idrogeno e anche due ioni nitrato, quindi basterà mettere un 2 qui e un 2 qui. E questa quindi è l'ultima delle reazioni di doppio scambio di precipitazione. Per la prossima, l'ultima combinazione possibile, perché con quattro sostanze potevamo fare quattro casi, per l'ultima, dovremo fare un discorso a parte.